pane di tutti i giorni, cotto anche col forno a legna. Farinelli Fresco Market. Buongiorno e bentrovati con l'Alghero TG Express, l'appuntamento quotidiano con l'informazione di Alghero Channel. Ieri mattina il sindaco di Alghero, Mario Bruno, ha ricevuto nella sala di rappresentanza del Palazzo Comunale la viceconsola all'ambasciata degli Stati Uniti d'America a Roma, Gillian Hittadat. È stata l'occasione per rafforzare il vincolo di amicizia con la delegazione americana in Italia, il cui ambasciatore John Phillips già nel maggio 2016 aveva fatto visita alla città. Il colloquio intrattenuto con Bruno è proseguito con il saluto delle autorità militari e di pubblica sicurezza del territorio. E il Comune di Alghero rafforza la pianta organica e implementa i servizi di prossimità, migliorandone la puntualità nell'erogazione con procedimenti burocratici più snelli. Va in questa direzione il potenziamento degli uffici garantito con la nuova microstruttura e il percorso di avvicinamento dei servizi comunali nel centro della città. In questi giorni hanno preso servizio tutti i nuovi dipendenti assegnati ai diversi settori che assicurano un coordinamento ottimale dei carichi di lavoro. Un cambiamento che coinvolgerà gradualmente le due sedi decentrate dei servizi demografici di Fertilia e Santa Maria La Palma, che andranno incontro a un progressivo potenziamento degli uffici che diventeranno a tutti gli effetti polifunzionali, così da ampliare la gamma di prestazioni erogabili ai residenti dell'agro. Nel tardo pomeriggio di ieri, appuntamento con la cultura nella Sala Mosaico del Qualtè. Nell'ambito della manifestazione La Giunadas del Rampreus al Carré dell'Alghè, con il coordinamento di Magica Deddu, il Rotary Club di Alghero ha offerto Il Sapore della Pietra, storia di un restauro, incontro organizzato per raccontare la figura di Battista Ibba e il restauro del portale del Campanile di Santa Maria, danneggiato dai bombardamenti. Il presidente della Rotary Club Alghero, Mario Nieddu, intellettuale artista, in una chiacchierata con Bruno D'Alerci, all'epoca collaboratore di Ibba, ha raccontato l'opera realizzata e donata alla città nell'immediato dopoguerra da uno dei suoi più fervidi amanti. Con Nieddu sono intervenuti anche Giancarlo Sanna e l'architetto Sabrina Ranzano, nipote di Battista Ibba. Ieri sera al Porto di Alghero ha ospitato il concerto di Ermal Meta, star dei festeggiamenti per San Michele. Circa 4.000 le persone presenti per una serata all'insegna della musica di uno dei cantatori più in voga del momento. Soddisfazione da parte degli organizzatori per come si è sviluppata la serata più attesa nel cartellone di festeggiamenti per la festa del Santo Patrono di Alghero. Ora diamo la linea alla regia per alcuni istanti di pubblicità e poi torniamo qui in diretta dalla Clubhouse dell'Amatore Alghero. La nostra frutta parla da sola. Farinelli Fresco Market. E chiudiamo con lo sport. Domenica inizia il campionato nazionale di Serie B di rugby. Trasferta per l'Amatore Alghero sul campo del Sondrio. Alla fine del TG sentiremo cosa ci ha detto il capitano algherese Tony Daga. Ora vi lascio con il meteo per la giornata di domani, poi vi ricordo appunto l'intervista a Tony Daga e nel corso della serata vi proporremo le interviste a Mario Nieddu, Bruno D'Alerci e l'intervento di Giancarlo Sanna, oltre a una sintesi della conferenza tenuta ieri al Qualtè. Per qualsiasi richiesta di informazione, comunicazione o messaggio potete contattarci sulla pagina Facebook di Alghero Channel. A domani! Capitano dell'Amatore di Alghero, domenica si inizia. Sì, domenica esordiamo per la nostra quarta stagione in Serie B sul campo del Sartori Sondrio. Sicuramente un impegno non facilissimo, perché giocare comunque su montagna e con una squadra comunque montagnina e ostica come Sondrio avremo sicuramente il nostro da fare, però la squadra c'è, secondo me in questo mese abbiamo allenato veramente bene e spero che metteremo in campo quello che abbiamo in queste quattro settimane applicato durante gli allenamenti. Oltretutto per voi le trasferte sono sempre delle odissee, partite la domenica presto, tornate la domenica tardi. Sia la situazione voli, sia la situazione comunque economica, quindi ci porta un attimino a restringere quello che sono le durate delle nostre trasferte, quindi si fanno grandi sacrifici, soprattutto per chi lavora tutta quanta la settimana, che la mattina si deve alzare
alle 5 e mezza del mattino e fare tutta quanta una tirata sino alle 9 di sera, compresa la partita. Ma la passione che ci muove sicuramente è tanta da poter anche superare questo ostacolo. E passione tu ne hai sicuramente tanta, visto che quest'anno festeggi i 20 anni di rugby. Sì, la mia avventura nel rugby è iniziata nel 97, nel 2017 sono appunto 20 anni. Sicuramente uno sport che questi anni mi ha dato tanto, che mi ha fatto crescere sia come persona che come uomo e spero di poter continuare ancora fino al limite della federazione. Perché da ragazzino hai scelto il rugby e cosa hai pensato al primo allenamento? Ma sicuramente la scelta del rugby è arrivata dopo 11 anni di stagioni calcistiche. È stata un po' all'inizio una prova per vedere questo gioco che mi ha interessato durante l'estate, durante tornei sopra la sabbia. Ho voluto provare, avevo un buon feeling io questo sport e quindi l'ho continuato sino ad ora. Tanti i compagni che sono passati in questi 20 anni al tuo fianco, pensi un domani di poter fare anche il coach? Ma guarda, io credo una cosa, che ci sono persone che possono fare gli allenatori e altri che possono essere magari dei buoni giocatori, ma non tanto altro buoni allenatori. Da mio avviso per adesso mi dedico solamente alla parte del gioco, poi più in là con gli anni si vedrà se potremo arrivare eventualmente prima sicuramente con dei step con le giovanili e poi eventualmente con una squadra un attimino più grande, però per adesso ci concentriamo solamente sul lato giocatore. Nelle giovanili hai visto un possibile Tony Daga che si faccia 20 anni di rugby, che stia tanti anni ad Alghero? Ma io spero che ci siano tanti ragazzi, non solamente uno o due, anche perché più siamo più possiamo andare comunque un ricambio generazionale che per questo sport è sicuramente importantissimo. E per quello infatti invito anche tanti ragazzi che non hanno mai provato il gioco da rugby a venire durante gli allenamenti che si tengono il martedì, il giovedì e il venerdì dalle ore 17, venire a provare questo sport che sicuramente le potrà dare tante soddisfazioni nella vita e anche come crescita personale sicuramente è una cosa ottimale. Dove può arrivare questa maturità? Ma per adesso sicuramente puntiamo a fare un ottimo campionato. I numeri ci sono, i giocatori anche. Ora si tratta solamente dell'altra parte, che è quella della fortuna, che, a cui nessuno può sfuggire. Io spero e penso che se ci continuiamo ad allenare come questo inizio campionato e poi se tutto va come dovrebbe andare, secondo me renderemo Alghero una città che merita sicuramente una piazza più alta come livello. Quest'anno già dal precampionato avete rinnovato il dualismo con Capoterra. Sì, abbiamo avuto la fortuna quest'anno appunto di fare un amichevole con i cugini di Capoterra, sono venuti qua, è stata una buona partita nonostante le nostre solo 2 settimane di inizio preparazione, quindi ancora con le gambe cariche. Il campo ci ha dato ragione, sicuramente ci sono tante cose ancora da smussare, da limare come team, come squadra, anche comunque come confidenza tra noi giocatori appunto come gioco, visto che ci sono anche tanti rinnovi. E io credo che Capoterra sia una partita sicuramente bella da giocare perché è l'unico derby sardo che abbiamo in Sardegna e quindi sicuramente mi ha fatto piacere vincerlo, ma quello che importa poi è durante il campionato. Allora, chiudiamo dando l'appuntamento ai vostri tifosi. Venerdì presentazione ufficiale, domenica si inizia il campionato e tra 10 giorni prima partita in casa. Certo, venerdì alle 18 all'Hotel Catalunya, al Blue Sky Bar, ci ospita per la nostra presentazione della squadra. E dopodiché domenica saremo su a Sondrio e domenica prossima, 8 ottobre, giochiamo qua in casa. Quindi invito chiunque voglia venire a sostenerci per domenica 8 ottobre, qua alle 3:30 si giocherà una partita importante contro l'Amatori Milano. Alghero TG Express, un TG veloce di 3 minuti, con più edizioni giornaliere, sempre in diretta, ideato e costruito per essere visto direttamente dallo smartphone, dove vengono visti oltre il 70% dei contenuti multimediali. Va in onda ogni volta in location differenti ad Alghero, dove sono coinvolti attività commerciali, istituzionali e luoghi di interesse pubblico, costruito con una grafica accattivante, al pari dei TG online di maggior successo in Italia. Alghero TG Express. L'informazione quotidiana di Alghero Channel.